Arriva a Pescara la campagna itinerante Città 2030, le città e la sfida del cambiamento, l'iniziativa organizzata da Lega Ambiente nell'ambito del Clean City Campaign, una coalizione europea di ONG e organizzazioni della società civile. Durante la tappa pescarese, Lega Ambiente ha rilanciato i dati sull'inquinamento atmosferico già presentati in occasione dell'uscita del dossier Malaria 2024 e le performance locali sui principali indicatori di mobilità urbana, accompagnando il tutto con proposte concrete per trasformare la città in una vera clean city entro il 2030. Silvia Tauro, presidente Legambiente Pescara. Oggi presentiamo il progetto Città 2030 che Legambiente sta sviluppando all'interno della Clean Cities Campaign, una campagna che copre quindi più città in Italia tra febbraio e marzo per raccontare proprio come riprogettare le nostre città per renderle più sicure e accessibili, quindi proprio nel limite del 2030. Come riprogettare Pescara? Va riprogettata tenendo al centro del dibattito il trasporto pubblico. È questo proprio l'anello che oggi manca a Pescara per essere davvero una città sicura e accessibile. Abbiamo un tasso di motorizzazione ancora tra i più alti d'Italia. L'uso dell'auto privata è ancora prioritaria come forma di spostamento, mentre invece proprio la costruzione di un trasporto pubblico che sia sicuro, rapido e capillare può invertire questo trend e rendere le nostre strade quindi più sicure e libere dall'inquinamento. Oggi c'è la prova per quanto riguarda la filovia, che ne pensa? La filovia sicuramente rappresenta un'occasione per questa città se va messa a sistema quindi con tutto quello che è già il trasporto pubblico esistente e con tutte le altre modalità di trasporto, quindi sostenibile, all'interno dell'area urbana. Va pensata a regime con il trasporto su ferro, con quelli che sono oggi i mezzi sharing e assolutamente quindi pensata in un quadro in cui diminuisce nettamente il traffico veicolare all'interno della città. Per concludere, non posso non farle questa domanda. Viale Marconi, ieri il sindaco ha incontrato associazioni di categoria, cittadini. Quello che abbiamo ribadito ieri durante questo incontro è che Viale Marconi per la prima volta è stata progettata come un'arteria deputata al trasporto sostenibile e deve rimanere questo. Sicuramente vanno risolte delle criticità, va messa a sistema con la viabilità complessiva quindi non solo di Porta Nuova ma dell'intera città, ma va preservata un'arteria che è stata pensata come un laboratorio di mobilità sostenibile e tale deve rimanere.